Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena, una puntata questa sera dove regnerà la bellezza, vi brilleranno un po' gli occhi e poi capirete il perché. Parliamo di un'azienda, che ve la presentiamo, che lavora in ambito artigianale, ma più che artigianato possiamo parlare sicuramente di artisti, veri e propri artisti. La loro materia prima, pensate, è il vetro. Ecco, subito viene da pensare a Murano, infatti hanno a che fare anche con quella tipologia di prodotto. Sono partiti così, facciamo subito le presentazioni così capiamo chi sono i nostri ospiti. Benvenuti, sono i titolari dell'azienda La Gondola Murano Glass. E già qui l'unione Gondola Murano Glass viene spontaneo pensare appunto a, al vetro. E sono Formica Claudio e la sua signora Anna Smiekowska, che spero di aver pronunciato perfetto, sono andato bene. Perché insomma eravamo un po' preoccupati per la pronuncia, va bene, scherziamo un po'. Allora, sono due artisti, io secondo me, dopo quando vi faremo vedere ciò che loro riescono a realizzare, parliamo sicuramente di una forma d'arte bellissima. La loro azienda è da 30 anni presente, no? Vero, sì. Claudio, sul territorio fanese. Sì. Un amore per il vetro che insomma da subito ti ha appassionato. Sì, Come mai hai scelto questa materia per creare la tua espressione artistica? Nato all'inizio come classico vetraio del vetropiano. Sì. Poi passando gli anni ero sempre alla ricerca di qualcosa che dava qualche soddisfazione in più. E col passare degli anni abbiamo iniziato a lavorare il vetro artistico, ma facendo le vetrate artistiche, piccoli oggetti con la vetrofusione, ma questo non bastava. Mm. E quindi andando avanti abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcuni maestri e personaggi di Venezia, dove in collaborazione abbiamo iniziato a lavorare le prime piccole cose con il vetro a Murano. E da lì piano piano ci siamo appassionati sempre di più, fino a diventare quelli che siamo al giorno d'oggi. Un'azienda che siamo presenti su tutto il territorio nazionale, con i nostri punti vendita vari in Italia. È un prodotto esclusivo che facciamo, che nasce tutto dal nostro laboratorio e dalle nostre capacità. Ecco, voi adesso vi siete dopo tanto tempo, perché insomma l'azienda ha avuto delle fasi di evoluzione. Sì. Ci avete raccontato che siete partiti dai vetri delle finestre, come sì, ho detto io volgarmente prima, però avete fatto anche quell'oggettistica tipica di Murano, avete creato i piatti, quindi c'è stato vasi, orologi, tutto quello che è inerente al vetro. Invece adesso vi siete segmentati in una tipologia di oggetto molto bella. Dopo le nostre telecamere inquadreranno ciò che hanno, ecco, insomma, dopo faremo qualche primo piano per capire insomma la bellezza dell'oggetto che ha. Nella bigiotteria, però gioielleria, siamo di una fascia molto alta, perché voi trattate anche foglia d'oro, materiali preziosi, ecco. Tutte le nostre perle sono fatte con foglia d'oro o foglia d'argento, le montature vengono fatte rifinite in argento, quindi hanno tutti il loro marchio dell'autenticità dell'oro o dell'argento, sono tutti prodotti diciamo di prima qualità. Ecco, di fascia alta, sì. Talmente alta che insomma non lo possiamo dire chi sono, però ci sono personaggi del mondo dello spettacolo italiani molto in visus, che vediamo praticamente quasi tutti i giorni anche in televisione, stranieri. Anche stranieri, di oltreoceano ma anche di qua dall'oceano, che utilizzano e acquistano e sono vostri clienti affezionati da diverso tempo. Insomma, questo per dare un po' la cifra. E, tra l'altro, voi avete anche da poco, lo possiamo dire, certo, possiamo ufficializzare, avete brevettato una tecnica specifica. Sì, quello di abbinare il vetro di Murano con l'inserimento dello Swarovski.
dove abbiamo brevettato, depositato all'ufficio brevetti e marche e marchi a Roma. I nostri disegni, ecco, degli oggetti. Sì, perché già insomma, fare un oggetto in vetro con la foglia d'oro è difficile. Voi vi siete voluti complicare, certo, ulteriormente la vita, sì, andandoci a mettere lo Swarovski. Complimenti. Grazie. Vabbè, ma si cerca questo per sempre, dare sempre qualcosa. Sì, siamo sempre alla ricerca comunque di abbinare la vecchia tecnica del Murano con la nuova moda che al giorno d'oggi piace. Si cerca sempre di evolversi sempre di più. Allora, la sua signora, sì, è colei che fa produce un oggetto molto bello e molto amato dalle signore. Dalle vediamo donne, qui, sì, le collane, le perle in generale. Sì, le perle che praticamente vengono fatte una ad una. E, la lavorazione a lume ci permette infatti di realizzare queste perle, e si dividono praticamente in quattro gruppi. Sono delle perle che praticamente sono quelle semplici di tinta unita, le perle sommerse, quelle che vengono dopo realizzate con la foglia d'oro ed argento, con le murrine e le tipiche classiche e più antiche perle, quelle fiorate disegnate. Ah, ecco, quelle fiorate disegnate con la venturina e con delle piccole baghettine finissime, disegnati i fiori applicati sopra le perle. Beh, vediamo, scorre nelle immagini veramente degli oggetti anche di ricercatezza stilistica, perché sì, la tecnica già è una tecnica che permette una bella espressione artistica, perché insomma il vetro colorato. Però c'è anche una ricerca, uno studio, tantissime prove, sì. Fino a, per esempio, per realizzare questa collana, questo tipo di perla, Anna ha dovuto lavorarci tantissimo, perché questo lavoro è fatto di movimenti. Sbagliando un movimento si ottiene un effetto diverso. Ecco. Quindi bisogna riuscire a immagazzinare i movimenti sempre gli stessi. Non è facile. Realizzare una collana che magari contiene una ventina di perle e cercare di farle anche un po' uguali, quindi simili. Non uguali, sì, perché uguali non verranno mai. Ecco, la particolarità anche di questa forma artistica è questa, insomma, secondo me, anche che è il bello da evidenziare, che essendo proprio una creazione manuale che impone, sì, una tecnica precisa. Sono materiali unici. Per quanto uno bravo può essere, cioè, no, sono oggetti quasi unici. Unici. Alcune collane che abbiamo realizzate sono proprio uniche. Non ne avevamo potute neanche ripetere. Ecco, anche volendo. Va bene, però insomma Anna è... È la creatrice. Dei modelli, quindi disegna, insomma. Quanto attingi alla tua personalità per creare un oggetto? Per me è un lavoro comunque che mi ha appassionato tantissimo, mi piace tantissimo e sono sempre alla ricerca infatti di nuovi disegni, di nuovi miscugli di colori per ottenere diversi effetti e per realizzare anche diversi gioielli. È un lavoro che non ha mai fine. E soprattutto non è mai uguale a se stesso, perché ogni oggetto è una cosa a sé stante. E andate spaziati in ogni ambito, vedo che ci sono bracciali, orecchini, cioè non c'è limite. Qualsiasi idea che uno viene in mente è realizzabile. Allora, 30 anni su un territorio sono tanti per un'azienda, però come sempre avviene nel nostro territorio poco si sa, poco si conosce, però fuori voi avete un grosso mercato. Fuori noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo dei punti vendita quasi in tutta Italia, abbiamo dei negozi nelle città importanti d'Italia, tra le quali siamo qui presenti nel negozio più vicino a noi, a Cattolica, che si chiama Magia di Murano,
poi siamo a San Marino, siamo a Firenze, siamo a Pisa. Firenze su, a Ponte Vecchio, quindi in un posto anche insomma, particolarmente. Siamo a Pisa, sotto vicino alla Torre. La Torre, so. Siamo a Portofino, siamo a Forte dei Marmi, siamo a Milano, siamo diciamo. In ogni... E facciamo anche l'estero, qui facciamo la Svizzera, facciamo la Germania e da poco abbiamo iniziato a lanciare il mercato americano. Ah, quindi andate di là da loro. Sono loro che vengono da noi. Sono loro che vengono da noi. È un'arte questa della lavorazione del vetro, tipicamente italiano, oppure ci sono anche masti vetrai al di fuori dei nostri confini territoriali? Cioè, all'estero com'è? L'artigiano vetraio c'ha queste forme qui espressive d'arte oppure no? È una cosa tutta nostra. Sì, questo è principalmente nostro. Lavorano anche all'estero, specialmente gli americani che hanno ci tengono molto a questo tipo di lavorazione, piace molto il vetro di Murano, però hanno una tecnica diversa, molto più moderna e non hanno il nostro gusto italiano. Ecco, quindi insomma non toccateci il nostro gusto. Allora, andare a Murano e lavorare a stretto contatto con i maestri, da tutti conosciuta come la patria insomma, del vetro artistico, deve essere una bella esperienza, questo ti ha formato molto. Sì, è sempre un'emozione andare a Venezia e poter parlare con i maestri vetrai. Abbiamo tantissimi amici, ci sentiamo quotidianamente per aggiornarsi, ci ritroviamo aiutarci per sia loro che noi a vicenda per ottenere certi effetti. Ecco, perché la tecnica è tutto. Sì, perché anche mischiando infatti le tecniche per tutti i colori che ci sono, sia coprenti, trasparenti, opalini, lavorando su varie tecniche ci dà anche delle possibilità di sviluppare delle cose nuove. Certo. Perché alla fine siamo sempre anche alla ricerca delle cose nuove. Di novità. Si sta anche, si cerca di stare anche con le tendenze anche della moda, il mondo certo. della creazione, quello che rispecchia anche una donna, certo. La rende più femminile. Penso anche con i colori, no? Cioè vi dovete aggiornare anche sulle tendenze di colori, sì. No? Si cerca di stare dietro anche il campo della moda. Della moda, perché giustamente insomma. Sì, nei periodi invernali dove va certi tipi di colori, estate dove vanno altri tipi di colori. Quindi anticipare un po' le tendenze. Insomma. Sì, quindi. È anche insomma, un lavoro, non è soltanto lavoro di insomma, manuale, c'è tutto un discorso a 360. Il lavoro manuale è alla fine. Esatto. E prima viene la ricerca. Però mi dicevate prima che insomma, i maestri sono un po' gelosi dei loro segreti. Sì, difficile. Noi abbiamo i segreti. Ecco, ognuno di voi. Ce l'abbiamo anche tra me, lei. Ecco, quindi. Ce l'abbiamo anche tra me, lei. Ecco. Cioè, lei se riesce a ottenere un effetto difficile, non me lo dice. Ah, vedi com'è, però. O viceversa. O viceversa. O viceversa. Cioè, si dice, guarda cosa ho realizzato, come... però il segreto non è... Vedi com'è? Beh, sì. Separazione di tecnica, certo, ecco. Certo. Beh, ci dà un'importanza in più uno verso l'altro. Certo. Bene, e quindi delle volte siamo in competizione. Ah, e quindi scatta la competizione. Sì, perché magari lei fa una collana, allora magari io cerco di sbriciare l'idea, oppure lei viceversa a me, cerchiamo poi di realizzarla. Vedi quanto ti piace, è carina. Ma di conseguenza le cose vengono dopo più perfette, perché si correggiamo a vicenda. E poi infatti come la manualità, come parlavamo prima, ognuno ha la tecnica per arrivare a ottenere lo stesso oggetto, può avere ognuno la tecnica propria sua. Cioè. Ecco perché di conseguenza la stessa perla che la faccio io non viene mai uguale quando la realizzerà Claudio e viceversa. Anche perché, insomma, giustamente movimenti loro diversi. Hanno una manualità, una precisione che sono... Le donne per realizzare le perle sono perfette. 10 anni che fai le perle? Sì. Tanti.
Ma quanto ci vuole per creare un minimo, insomma, un pupazzetto? Dipende dall'oggetto. Dipende dall'oggetto. Però diciamo che per realizzare una collana come quella che porta Anna, tra l'inizio della lavorazione alla fine, ci vogliono circa un giorno di lavoro. Osta. Quindi insomma non è che c'è una produzione industriale ritmi. Semplicemente artigianale, quindi pezzo per pezzo, se tutto va bene, perché poi può succedere che durante la lavorazione ci sono piccoli inconvenienti, e quindi bisogna rifare alcune cose. E quindi si allungano ancora di più i tempi. Chiaramente vado a intuito, perché non conosco te, penso che ogni oggetto ha una sua tecnica di lavorazione. Partite dall'idea finale o che cosa vi ispira? Qual è la tecnica che vi porta l'oggetto, oppure è l'oggetto che volete creare che vi ispira la tecnica da mettere in campo? Tutto nasce da un'idea. E questa idea si cerca di poterla portare alla fine. Ad poterla utilizzarla e ottenendo degli effetti voluti. Quindi non sempre si riesce, esatto, però cerchiamo di dare di fare il massimo. Adesso ci avviciniamo al Natale, quindi insomma è un periodo di regali, un periodo di insomma di pensieri e pensierini. Anche la stagionalità per voi è importante, perché immagino che create degli oggetti particolari per ogni tipo di occasioni, quando è San Valentino, quando è la festa della mamma, quando è il Natale. In Natale adesso ci saranno delle palle di Natale che soffieremo e dove anche le decoreremo. Ecco. Poi realizzeremo degli alberi di Natale oppure un'altezza di massimo 20-30 centimetri per come oggetto, come pensiero da poter regalare ai propri cari. Che forza produttiva ci avete? Perché avete tanti punti vendita e quindi dovete rifornirgli un po' tutti. Poca, essendo un lavoro artigianale non riusciamo sempre a accontentare tutti. Siamo sempre indietro. Perché purtroppo. Alle volte abbiamo il problema con la materia prima, perché anche a Murano viene realizzata tutto a mano. Ecco. Quindi praticamente partiamo che già dalla base non sempre si riesce a reperire il materiale e i colori, perché anche noi quando arriva il materiale da Murano, prima di poterlo lavorare, specialmente alcuni colori, dobbiamo provarli. Quindi perdiamo ulteriore tempo, specialmente con il rosso, con il giallo, che non si riesce a ottenere sempre lo stesso effetto, perché i prodotti chimici dipende anche da Murano, da dove vengono acquistati, se vengono acquistati dall'America, se vengono acquistati in Francia, e quindi anche lì si ottengono dei rossi più o meno intensi. Quindi anche loro hanno delle tempistiche particolari. Io adesso cerco di prendere in mano questo oggetto che mi avete portato e lo metto a favore di camera, se si può, guardate i colori, spero che di non mettere in imbarazzo il nostro regista, sono veramente... E tanta pazienza per realizzarlo. Spettacolare, tanta pazienza. Questo è murrine. Sono tutte murrine. Murrine messe uno vicino all'altra. Bellissimo. E quindi per ogni colore c'è una lavorazione. Lo rimetto al posto. E quindi insomma è un periodo di lavoro questo qui per voi. Perché... Sì, diciamo che il nostro periodo è tutto l'anno. Tutto l'anno. Sì, perché appunto, come dicevamo prima, essendo un lavoro molto artigianale, i tempi sono molto lunghi. Potete fare anche delle lavorazioni personalizzate, mi dicevi prima. Quindi comunque sia, avete la vostra linea produttiva, però se una persona per una ricorrenza particolare... Ci sono delle persone che praticamente ci hanno ordinato delle collane con dei colori e dei modelli creati da loro, dove noi poi le realizziamo insieme a loro. Quindi se qualcuno vuole realizzare ha la possibilità di venire da noi e vedere fase per fase tutto il montaggio e la realizzazione per arrivare fino alla fine della collana. Quindi anche con l'aiuto di loro, magari se vogliono cambiare qualcosina mentre vogliono che la loro collana sia realizzata al meglio, possono stare lì con noi e vedere tutta la fase. E quindi insomma seguire passo per passo la creazione personalizzata. Devono avere un po' di pazienza perché ci vuole tempo. Immagino, però comunque sia realizzare sempre oggetti unici, non è mai sbagliato. Un'altra
aspetto della vostra azienda, che di cui vogliamo parlare anche questa sera, che è un'opportunità in ambito lavorativo che voi offrite, perché avete idea di creare anche dei corsi per, specialmente in questo periodo dove l'Italia momentaneamente vogliamo realizzare dei corsi sia per giovani e non, chi abbia voglia di imparare questo tipo di lavoro. Realizziamo dei corsi base dove nel giro di poco tempo hanno la possibilità di poter andare a vendere le opere che loro creano. Magari tra questi avremo qualche bravo vero artigiano e artista che creerà delle cose ancora migliori di noi. Certo, perché la tecnica è un conto, e quella voi la insegnate, però poi l'espressione artistica... Ognuno dà la sua. Li metteremo in condizioni di poter aprire un nuovo lavoro, creando concorrenza noi. Però è un'opportunità che si dà, anche perché nel nostro territorio questo tipo di lavorazione non è conosciuta, perché o si va a Venezia oppure niente. E anche lì i corsi sono privati, perché comunque nessuno regala, cioè il corso nulla a nessuno. Poi non è facile, perché come dicevamo prima è difficile che un maestro viene ad insegnare un qualcosa, perché è portare via del lavoro. E certo, già poi ognuno gelosamente custodisce i propri segreti. Però noi ci sentiamo di fare questo passo per aiutare anche per qualcuno, promuovere questo tipo di lavoro. E quindi di trovare dei ragazzi o persone che è signore, qualsiasi tipo di, anche di fascia di età, non c'è limite di età, di poter entrare in questo campo di lavoro. Ecco, quanto tempo più o meno, insomma, per dare, perché mi parlavi di diversi livelli. Sì, i livelli sono tanti, però diciamo che il corso base per poter insegnare a fare delle perle o degli oggettini, in un paio di mesi, in un mese già si riesce. Poi l'espressione artistica sarà dovuta a sé, però diciamo che per realizzare una perla, nel giro di una settimana, 10 una settimana, riusciamo a fargliela fare. Allora, io adesso, questa è la vostra materia prima. La materia prima sono bacchette di vetro. Queste bacchette di vetro qui? Sono di diversi diametri, dipende poi quello che uno anche vuole realizzare, perché se uno vuole realizzare tipo delle catene, come la classica catena, quindi fare degli ovalini, bisogna anche prendere la canna adeguata, quindi diciamo che le canne partono da 2-3 mm fino ad arrivare a 14-15 mm. Quindi anche qui c'è, insomma, la maestria nel scegliere la materia, il prodotto prima, adeguato, prodotto. Oppure farselo da solo. Ecco. Cioè, praticamente, se uno vuole tenere anche degli effetti bicolore o tricolore, se la deve fare da solo la canna. Ah, ecco, che sarebbe questa? Queste sarebbero quelle, sono le bacchette. Le bacchette. E voi lavorate col cannello, adesso stiamo vedendo Anna che sta realizzando un cuore, no, delle perle. Ecco, a vederlo così non si capisce assolutamente niente. Voi come fate a sapere in anticipo l'effetto finale che ci sarà facendo una determinata cosa? L'esperienza. Perché se solo con questo, perché non si, anche lì è difficile sapere la quantità, solo con l'esperienza si riesce, sì, perché praticamente anche dopo vedrete anche la fase successiva, che per fare le perle si può fare sia manualmente e sia con l'ausilio di alcune pinze. Per dare la forma. Però per imparare a dare la quantità giusta. Ecco, adesso lei ha depositato qualcosa sulla perla, non si vede niente perché è tutta avvolta dalle fiamme, ma tu sai già quale sarà l'effetto finale. Sì, si cerca di mischiare i colori per ottenere un risultato, quello che uno magari ha nella testa e cerca di realizzarlo e cerca di fare in tutti i modi possibili di applicare sopra dei colori per avere l'oggetto finale, quello che... Diciamo che riusciamo a capire dove andare a operare nel momento in cui, anche se il vetro è tutto rosso, diciamo che è arrivato a 1200 gradi, quindi sembra che sia tutto, che non si veda nulla, però noi riusciamo con l'esperienza ormai dove bisogna andare a intervenire. Non dico che lavorate quasi alla cieca, ma quasi più o meno, insomma, no? È vero? Cioè, no, alla cieca no, ma insomma
sapete che facendo certi movimenti otteniamo certi movimenti. Certe cose. Se no non sarebbe una forma artistica, insomma. L'arte sta in questo, sì. nel creare. Delle volte sbagliando si crea anche qualche cosa di bello. Sì, perché tante cose sono state create con la casualità, sì. No? Da un errore è venuto nato, fuori no? Qualcosa di non voluto. Vabbè, il caso alle volte ci dà una mano. Oh, c'è anche un'altra cosa che vi riguarda, restaurerete in occasione insomma di una mostra che si terrà al Grand Hotel di Rimini, oggetti di molto belli, di Riccione. Al Grand Hotel di Riccione stiamo restaurando tutti i lampadari del Grand Hotel. Ci sono dei lampadari molto costosi, parliamo di svariati milioni, e quindi le stiamo riportando alla luce come dovrebbero originalmente essere. Quindi insomma una cosa una bella soddisfazione. Che dà di sì. prestigio sì. alla vostra azienda, alla vostra arte, ma soprattutto che secondo me inorgoglisce anche, perché vuol dire una bella soddisfazione certo. avere, no, essere stati chiamati a restaurare oggetti di simile valore. Insomma. Sì, sono lampadari che hanno quasi circa 80-90 anni, mi sembra. Sì. E sì. quindi insomma... Sì. E sono di Murano? Tutti di Murano. Sì, quelli classici con le braccia, chiamate le chiocche, quelle lavorate con delle foglie, dei fiori, tutti lì, sì, applicazioni. Lavorate sul posto, cioè andate sul posto? Sì, andiamo sul posto. Sì, ha un lampadario di un valore di 120.000 euro, quindi... Non lo sposto, no? Bisogna operarlo lì sul posto. Bisogna operare. Va bene. Allora... È bello avere a che fare con insomma, degli artisti come voi, soprattutto che vogliono mettere anche a disposizione sì. di altri il sì. proprio lavoro, il proprio mestiere, il proprio saper fare. Tant'è che vorreste anche inserirlo possibilmente in una scuola. Nelle Questo scuole è un progetto vostro sì. anche. Sì, nella scuola d'arte o anche diciamo a far conoscere questo tipo di lavoro e varie tecniche anche dalle scuole elementari, ecco. quindi partendo dalle scuole elementari fino ad arrivare alla scuola d'arte, dove loro forse anche preparati in certe cose potrebbero anche dare una mano a noi. E certo, dopo eventualmente un interscambio. E allora, visto che per il Natale avete tante idee, magari fatecele vedere, portatecele qua, quando sarà il momento, insomma, faremo bella mostra anche noi dei vostri oggetti. Certo. Adesso avete degli appuntamenti importanti? Sì, abbiamo degli appuntamenti dove per fortuna non in alcuni posti ci accettano, quindi saremo presenti a Pesaro tutto il mese, in Piazza del Popolo, e saremo a Grand Hotel di Riccione, dove organizziamo noi personalmente una mostra, ma anche con altri artigiani di qualsiasi tipo di altro materiale, mm-hmm. dove se persone vogliono venirci a trovare troveranno delle cose diverse. Regalare ai propri cari. Dal solito. Bene. Dal solito. E quindi insomma se volete vedere proprio a parte le immagini e quello che ci hanno portato gentilmente gli amici qui negli nostri studi, andate a Pesaro per tutto il mese di dicembre sì. e sarete in piazza con un vostro a Riccione invece faremo anche la dimostrazione. La dimostrazione. La dimostrazione sul posto. Si potrà vedere sì, insomma, realmente la lavorazione come da vivo. Come la va, che è sempre una cosa molto affascinante, molto sì. bella, devo dire la verità, insomma, vedervi lavorare, creare dal nulla un oggetto è molto bello. Complimenti per la vostra arte, per la vostra maestria e grazie per essere stati qui con noi. Questa puntata di Dopocena si chiude qui. Vi abbiamo mostrato un aspetto artistico e artigianale del nostro territorio, un'azienda presente da 30 anni che si esprime, possiamo dirlo senza onore di smentita, ai massimi livelli possibili in questo ambito. Grazie per essere stati grazie qui con noi e quindi per questa puntata di Dopocena è tutto. Io vi rimando alle prossime. Ciao e arrivederci.